Gli uomini hanno abbandonato le montagne che stanno tornando selvagge. I boschi avanzano e creano una nuova regione di pini, faggi e querce abitata da grandi predatori. Castelli in rovina e villaggi ormai deserti si popolano di piante e animali. Ci sono più lupi, cervi e orsi sulle Alpi oggi di quanti ce ne fossero due secoli fa. Uccelli considerati estinti riemergono dal passato. Animali domestici abbandonati a se stessi tornano a lottare per sopravvivere e quelli selvatici fingono di essere docili pets per vivere accanto agli uomini. Piante e animali alieni provenienti da mondi lontani si fanno largo ai danni delle specie indigene. Ci aspetta un futuro con piranhas in agguato nei fiumi, gamberi killer nei laghi, pappagalli nelle città. Uno scenario anni fa inimmaginabile, che cambia giorno dopo giorno e del quale, soprattutto, non si vede la fine. Un milione di anni fa. 300.000 anni fa. 100.000 anni fa. Oggi. I primi cigni sono apparsi nel lago di Bracciano 30 anni fa. Nessuno sa da dove provengano. Comunque si sono trovati bene e oggi sono centinaia. Si alimentano nelle acque limpide e fredde di questo bacino naturale, l'ottavo lago d'Italia per estensione, il sesto per profondità, con i suoi 165 metri. I cigni sono fra i più pesanti uccelli volatori del mondo. Con le loro ampie ali devono sollevare in aria, dopo una lunga rincorsa, un corpo che pesa anche 15 kg. Proprio per questo non amano volare e preferiscono nuotare, grazie alle grandi zampe palmate che funzionano come le pagaie di un kayak e al piumaggio spalmato di una sostanza idrorepellente che impedisce all'acqua di raggiungere la pelle. Tranne quando lo desiderano espressamente per esigenze di pulizia. I cigni devono curare con molta attenzione il proprio abito, perché far arrivare l'acqua a contatto con la pelle sarebbe un errore fatale. Provocherebbe ipotermia, il principio della fine per un uccello che può vivere anche 40 anni e morire di vecchiaia, perché non ha predatori. I cigni si nutrono di erbe, piante, alghe, piccoli animali acquatici che possono raccogliere in superficie, ma anche sul fondo del lago. Raggiungono con il becco il fondale a un metro di profondità, assumendo un'acrobatica posizione con la coda all'insù. Possono restare così anche per un minuto, trattenendo il fiato e conservando l'equilibrio con un ritmico movimento delle zampe. Il maschio e la femmina sono quasi uguali. Solo una più vistosa protuberanza nera alla base del becco indica chi dei due è il maschio. Sono descritti come uccelli di solito fedeli, che vivono a lungo insieme, formando una coppia stabile. Sembrano animali pacifici, ma non esitano a scagliarsi contro gli intrusi che invadono il loro territorio. Le coppie si corteggiano con delicatezza.
sembrano proprio il simbolo dell'amore coniugale. Invece, l'analisi del DNA dei pulcini ha rivelato che almeno un terzo dei piccoli cigni non portano i geni del padre. E per questo fenomeno c'è una sola spiegazione. L'Alto Lazio è una regione di vulcani che centinaia di migliaia di anni fa hanno modificato radicalmente il paesaggio, seppellendo le valli con coltri di cenere e di tufo. Hanno innalzato colline di lava e speroni di roccia, come questi due promontori di trachite chiamati i Sassoni di Furbara. La terra ha trovato pace solo 40.000 anni fa, ma da qualche parte continua a borbottare. Le testimonianze più evidenti del vulcanesimo più vicino ai nostri giorni, quello del Pleistocene, sono rappresentate da una serie di laghi naturali. Il più piccolo è quello di Martignano, il più grande è quello di Bolsena. In mezzo ci sono quelli di Vico e di Bracciano, che è uno dei più giovani. Il lago di Bracciano si è formato meno di 100.000 anni fa, quando il cratere ormai spento del vulcano Sabatino è sprofondato. L'acqua della falda è affiorata colmando una depressione di forma circolare, dando vita a una vera e propria gemma azzurra nel paesaggio austero e poco abitato dell'Alto Lazio. Il lago di Bracciano è privo di immissari. In compenso, ha due emissari che impediscono all'acqua di superare un determinato livello. Uno è un emissario naturale, l'Arrone, un piccolo fiume che quando il lago è troppo pieno fa defluire l'acqua verso il Mar Tirreno. L'altro è l'acquedotto Paolo, realizzato dall'imperatore Traiano e restaurato dai papi all'inizio del 1600. Il suo terminal è rappresentato dal fontanone del Gianicolo, nel cuore di Roma. L'acquedotto ha un percorso di 43 chilometri e ancora oggi porta ogni giorno 80.000 metri cubi d'acqua di lago nella città eterna, come ai tempi dell'Impero Romano. Per Roma, infatti, il lago di Bracciano rappresenta una risorsa dal valore inestimabile, un serbatoio di 5 miliardi di metri cubi di acqua potabile. Il lago di Bracciano potrebbe essere definito un sistema quasi chiuso, e questa è stata la sua salvezza, ma è anche il motivo della sua estrema vulnerabilità. Il tempo di ricambio dell'acqua è molto lungo. Sono necessari più di 100 anni perché si rinnovi completamente l'acqua del lago. Un tempo biblico, soprattutto se paragonato a quello di bacini molto più estesi come il Lago Maggiore, che si rinnova completamente in soli 4 anni grazie alla portata dei suoi immissari ed emissari. Se il lago fosse raggiunto da sostanze inquinanti, il disastro ambientale sarebbe completo, perché non potrebbero essere smaltite ed eliminate, ma resterebbero lì per decenni. Per fortuna, alla fine del secolo scorso, venne portato a termine un collettore per intercettare tutti gli apporti inquinanti dalle sponde, opera che ha permesso di mettere in sicurezza il lago.
Poi, con l'istituzione del parco naturale, venne vietata la navigazione a motore, se non quella strettamente necessaria alle attività di pesca, e l'impiego di pesticidi nelle poche zone coltivate sulle pendici del cratere. Da allora il lago è tornato alla primitiva purezza e continua ad essere colmo di acqua limpida e ad ospitare una flora e una fauna molto ricche. Poiché il lago è privo di immissari e la pioggia non sarebbe sufficiente per mantenere un corpo idrico così grande e rimpiazzare le perdite dovute all'evaporazione, l'acqua può venire solo da sottoterra. È quella della falda, ma ci sono anche delle sorgenti subacquee situate a 150 metri di profondità che si aprono nella sabbia nera del fondale. Sono il cordone ombelicale che collega il lago di Bracciano al grande vulcano che ha generato questo territorio ed è ancora in piena attività nella vicina caldara di Manziana. La caldara è una depressione larga alcune centinaia di metri. Al centro della caldara, un mini geyser erutta in continuazione acqua con un'elevata concentrazione di zolfo. Il geyser è circondato da una miriade di polle e sorgenti dove i gas sotterranei fanno gorgogliare l'acqua. È azzurra, piena di zolfo, poco adatta allo sviluppo della vita in tutte le sue forme, se non fosse per una specie di giunco che è dotato di un sistema particolare per espellere lo zolfo in eccesso e filtrare l'acqua necessaria al suo sviluppo. Diversa invece la situazione delle sponde, dove il terreno vulcanico fertile favorisce lo sviluppo di un fitto bosco di cerri, roverelle e ginestre dei carbonari. Sono piante tipiche dei terreni un po' acidi e questa è una delle poche zone dell'Italia centrale dove crescono le ammanite muscarie. Sono funghi dall'aspetto festoso, ma sono tossici, in alcuni casi addirittura letali. La particolarità più notevole della flora locale è rappresentata dalle betulle, i cui bianchi tronchi, dall'aspetto quasi spettrale, danno vita a un paesaggio fiabesco. Sono alberi tipici del Grande Nord, che crescono di solito nella taiga della Scandinavia e della Siberia. Probabilmente sono arrivati a Manziana 12.000 anni fa, in occasione dell'ultima glaciazione. Le poche piante sopravvissute, quando il clima è cambiato, ed è divenuto quello attuale, potrebbero essere considerate i testimoni di un lontano passato, quando qui faceva molto freddo e i ghiacciai coprivano tutte le montagne dell'Appennino. Il contrasto termico tra l'acqua sotterranea, relativamente tiepida, e l'aria fredda dell'inverno provoca la formazione di nebbie che si muovono pigre fra i rami degli alberi. Sono sature di composti sulfurei e nelle giornate prive di vento ristagnano sul terreno e rappresentano una trappola mortale per i piccoli animali che muoiono asfissiati prima ancora di essersene resi conto. L'acqua delle sorgenti sotterranee, carica di zolfo, dà vita a piccoli ruscelli che cominciano a scorrere incidendo il terreno e aprendosi la strada verso i principali corsi d'acqua della zona. Si è formata così la gola di Canale Monterano, un canyon scavato nelle rocce tufacee
percorso sul fondo da un ruscello pestilenziale e dall'aspetto lattiginoso. È un piccolo corso naturale alimentato dall'acqua che sgorga da sottosuolo dopo essere passata attraverso il terreno intriso di composti chimici come una spugna. Non ci sono pesci, insetti, rane, salamandre. Morirebbero in pochi istanti se venissero a contatto con queste acque vulcaniche che sono praticamente sterili, ma danno vita a un vero e proprio laboratorio di geologia che è stato sempre al centro delle attenzioni e degli interessi degli uomini che sono vissuti in questo territorio. I primi a sfruttare i giacimenti di zolfo e di ferro, ma anche di oro e di argento, sono stati gli Etruschi, gente esperta nella metallurgia e nell'oreficeria. Le api selvatiche hanno costruito il loro alveare sulla roccia. I favi di cera sono appesi a una cengia rocciosa e vengono giù perfettamente a piombo, seguendo le leggi della gravità. Adesso le api si sono spostate e si sono raccolte in uno sciame compatto, appeso ai rami di un olivo. Proteggono la regina in attesa che le esploratrici trovino un rifugio più sicuro nel tronco di un albero. Una coppia di gheppi ha fatto il nido in una cavità fra le rocce. Sono piccoli falchi dalle ali a falce e dalla coda lunga e hanno una tecnica di caccia del tutto particolare. Un volo stazionario contro vento chiamato Spirito Santo. Una posizione stabile che permette loro di localizzare lucertole, ramarri, topi e piccoli uccelli. Il ruscello scorre in una gola ombrosa, sempre più profonda, e la forra si trasforma in un biorifugio, un luogo umido e fresco anche in piena estate. L'umidità atmosferica è talmente elevata che minuscole gocce d'acqua si condensano sui tronchi e sui rami, dissetando felci e muschi. I muschi sono vere e proprie spugne che svolgono una funzione insostituibile per la vita della foresta. Assorbono l'acqua quando abbonda e la restituiscono lentamente quando scarseggia, mettendola a disposizione di tutte le creature che vivono nella forra. Vicini ai muschi, dal punto di vista dell'evoluzione, le epatiche rivestono i sassi bagnati dall'acqua, catturando ogni minimo fotone di luce per svolgere la funzione clorofilliana. Non fanno fiori, hanno un sistema riproduttivo particolare. Anche le felci non fanno fiori, ma si riproducono grazie a miliardi di spore contenute sulla pagina inferiore delle foglie. Le basse temperature e l'umidità elevata permettono la crescita della stessa vegetazione che si sviluppa nel nord Europa o sulle montagne, anche se qui ci troviamo nel cuore del Mediterraneo e a poche decine di metri sopra il livello del mare. Ci sono persino i faggi, che danno vita a colonie estreme di bassa quota tecnicamente definite faggete depresse. Sono molto interessanti per i botanici perché sono testimonianze viventi di un'epoca lontana
e hanno portato all'evoluzione di ecotipi vegetali sicuramente diversi da quelli che vivono nel nord Europa o sulle montagne. Simile è la fauna, perché nei tronchi dei faggi hanno il loro nido i picchi muratori, che modellano l'apertura con un po' di fango. Nei faggi vivono anche le stesse magnifiche rosaglie alpine, che si incontrano anche nelle faggete alpine e appenniniche. Sono coleotteri della famiglia dei cerambici e dopo aver mangiato il legno per anni, le larve si trasformano in adulti, eleganti, ma dalla vita effimera che dura poche settimane. Alla base dei faggi fioriscono i bucaneve. Queste piccole piante contengono una sostanza tossica, la galantamina, che secondo gli antichi fu utilizzata da Ulisse per neutralizzare gli incantesimi della maga Circe. E oggi, invece, potrebbe rivelarsi utile nel trattamento di alcune patologie del sistema nervoso. Comunque, gli animali selvatici evitano questi piccoli fiori, apparentemente indifesi. Finalmente un animale ha avuto il coraggio di bagnarsi in una pozza del ruscello. Il picchio verde è un uccello intelligente e sa che l'acqua sulfurea allontana i parassiti dalle penne. Il nido del picchio verde è qui vicino, nel tronco di un grande albero. Il suo canto perfora come una sonora risata la selva di tronchi. Il muschio ha permesso a una coppia di cinciarelle di imbottire il proprio nido, ricavato nel tronco di un albero. I codibugnoli, invece, hanno fatto ricorso a materiale vegetale molto speciale, licheni. Sono finemente intrecciati a formare una morbida borsa che questi parenti delle cinciarelle hanno nascosto nell'intrico dei rami. Le cince e tutti gli altri insettivori divorano una prodigiosa quantità di bruchi e di altri animali nocivi alle piante. Un tasso si arrischia a bere l'acqua piovana che si è raccolta fra le pietre. Nella luce fioca del sottobosco risalta il curioso disegno bianco e nero sul capo che è la sua bandiera di riconoscimento. I boschi coprono ancora una superficie rilevante dell'antico territorio vulcanico e pur essendo tagliati ogni 20 anni per ricavare legna da ardere, sono di grande valore naturalistico. Alcune piante sono monumentali e gli uomini le hanno risparmiate permettendo che si sviluppassero in libertà. I grandi alberi
permettono la sopravvivenza dei grandi coleotteri. Sono i pesi massimi fra gli insetti, veri e propri giganti corazzati muniti di mandibole e appendici ipersviluppate. Le larve di questi insetti hanno cicli lunghi, crescono per anni nei depositi di sostanza organica o nel tronco delle querce, di solito in luoghi inaccessibili ai predatori, per i quali queste grasse larve rappresenterebbero un'ottima risorsa. Se insieme alle querce ci sono pini o altre conifere, può capitare di incontrare la polifilla, un super maggiolino dalle elitre finemente arabescate. E se ci sono accumuli di sostanze vegetali in decomposizione, non mancheranno di sicuro gli scarabei rinoceronte. Il ruscello è ormai diventato un fiume e ha scavato un profondo passaggio fra le rocce. L'acqua, carica di minerali, ha lasciato eleganti concrezioni che un picchio muraiolo esplora meticolosamente alla ricerca di piccoli insetti e di ragni. A poca distanza c'è il nido di un temibile predatore, il falco pellegrino. Ma il picchio muraiolo, muovendosi radente alle rocce, sa di essere al sicuro. Nessun falco sarebbe così folle da schiantarsi a 300 km orari su una parete rocciosa per catturare una preda di pochi grammi. I pulcini crescono fra un tappeto di penne e piume provenienti dalle prede catturate dai genitori, che vanno dal più piccolo uccello migratore a un grande volatile di passaggio. Il fiume nato dal sottosuolo vulcanico ormai si è depurato e si è liberato delle concentrazioni più elevate di solfuri. L'acqua è quasi pura. Sulle rive è passata una lontra. Una delle ultime lontre che vivono in questa zona e hanno le tane negli angoli più intricati e inaccessibili delle sponde. Hanno abitudini notturne. Secoli di persecuzione le hanno fatte diventare sospettose. Le lontre hanno strane preferenze che non sempre gli zoologi riescono a spiegarsi. Ad esempio, non amano i laghi vulcanici. Preferiscono questo piccolo fiume dall'acqua limacciosa al grande lago nell'antico vulcano che si individua dietro la cresta del cratere. Il lago di Bracciano è come un piccolo mare e quando soffia la tramontana si increspa e si formano le onde. Solo i gabbiani affrontano le raffiche manovrando contro il vento che soffia ormai a più di 40 nodi. Sono gabbiani migratori che si concentrano nelle acque del lago durante la stagione invernale. Mangiano quanto riescono a prendere sulla superficie agitata. Ma ormai hanno capito che nel lungo lago di Anguillara ci sono persone generose che regalano sempre un po' di cibo. Le onde spazzano il molo. Una cornacchia deve fare attenzione a non essere travolta dall'acqua, ma la prospettiva di rimediare qualcosa da mangiare è troppo allettante e fa mettere da parte l'innata prudenza. Adesso arriva anche la pioggia. È una tipica perturbazione di fine inverno. Una delle ultime, ma anche delle più violente. La grandine comincia a sferzare la superficie del lago. Poche creature coraggiose la affrontano.
acqua sopra e acqua sotto. Per qualcuno non c'è molta differenza, ma i proiettili di ghiaccio che piovono dal cielo creano qualche problema, uno stormo di piovanelli. Passata la tempesta, i cigni tornano ad avvicinarsi alle sponde. A Trevignano c'è la comunità di cigni più popolosa. Stazionano nell'acqua bassa, raccogliendo i frammenti di piante che le onde hanno accumulato in un'ansa del lago. Trevignano è uno dei tre paesi sorti sulle sponde del lago. Gli altri sono Bracciano e Anguillara. Sono abitati da piccole comunità che da generazioni si dedicano alla pesca dei pesci del lago. L'abbondanza di pesce attira molti uccelli pescatori, in particolare i cormorani, aggraziati in acqua ma goffi in volo. Ogni decollo o atterraggio richiede un certo impegno. Dopo aver pescato, devono asciugare le penne e si posano sui pali esponendo le ali aperte al vento. I posatoi scarseggiano e gli uccelli devono lottare per conquistarsi un posto all'asciutto. Un grande albero sulle sponde è diventato un posatoio ambito. Sotto si accumula il guano depositato dalle varie specie che passano in zona, animali diversi ma che hanno scelto lo stesso albero per riposarsi dopo le battute di pesca. Cormorani, garzette e soprattutto uno stormo di nitticore. Le nitticore vanno a pesca di notte e trascorrono le ore di luce restando quasi immobili sui rami dell'albero. Ci sono adulti e giovani, alcuni hanno un anno e sono marroni screziati di bianco, altri hanno 2 anni e sono grigi e bruni. Gli svassi vivono in acqua, dormono in acqua, mangiano in acqua. Il loro piumaggio è perfettamente impermeabile. Il loro corpo idrodinamico permette immersioni rapide, silenziose, che non turbano la superficie dell'acqua e non mettono in allarme i pesci. Gli svassi maggiori sono grandi come un'anatra e hanno becco dritto e appuntito. Di solito sono solitari. Gli svassi piccoli amano vivere in gruppi, catturano pesci di piccole dimensioni e li vanno a cercare al largo, allontanandosi dalle sponde. L'inverno sta finendo. La primavera è ormai alle porte. Il mondo degli svassi del lago si prepara alla nuova stagione riproduttiva e subisce qualche trasformazione. Gli svassi maggiori indossano un abito molto elegante, con ciuffi di penne sul capo e un collare colorato che si allarga sulle guance. Si preparano alla nidificazione e difendono il territorio in prossimità dei canneti. Gli svassi piccoli sono scomparsi perché sono tornati nell'Europa settentrionale. In compenso, sono arrivate molte coppie di tuffetti che si tuffano con abilità anche dove c'è la vegetazione. Sono i più vociferi fra gli svassi e i loro trilli acuti segnalano che in zona c'è una coppia che non tollera intrusi. Le folaghe si sono ridotte di numero. I grandi stormi sono partiti per paesi lontani
Qui sono rimaste poche coppie che si sono stabilite sul bordo del canneto. Il canneto riesce a svilupparsi solo dove la sponda non scende bruscamente e le canne hanno la possibilità di ancorarsi con le radici al fondale e di far emergere dall'acqua le loro spighe cariche di semi. È un mondo riparato e segreto che pochi animali hanno la possibilità di frequentare. Un forapaglie castagnolo saltella in cerca di piccoli insetti, sfiorando la superficie. Il falco di palude esplora le sponde del lago con il suo volo leggero e apparentemente casuale, ma caccia con metodo, battendo sistematicamente il bordo del canneto per ore e ore. Prima o poi riuscirà a sorprendere un animale meno attento degli altri. Il 90% degli storni si prepara a lasciare l'Italia e in particolare la regione dei laghi vulcanici. Fanno gli ultimi raduni per raccogliere le forze, serrare le righe e prepararsi al volo migratorio. Si radunano al tramonto sulle sponde del lago per trascorrere la notte. Arrivano da decine di chilometri di distanza e hanno scelto di dormire qui perché lo considerano un luogo riparato dal vento e dai predatori. Si posano nei campi dove il grano comincia a spuntare per un ultimo pasto prima di andare a dormire. Sono migliaia, decine di migliaia. Una poiana si infila nella confusione sperando di catturare uno storno, ma gli uccelli si muovono all'unisono e formano un muro compatto contro il quale si infrange qualsiasi attacco. Gli storni non temono il gigantesco volatile colorato che solca il cielo insieme a loro e poco a poco vanno a prendere possesso dei loro posatoi per trascorrere la notte. Il falco di palude è riuscito a catturare una preda. Si posa sulle canne per non farsela rubare dai gabbiani e dalle cornacchie. Di sera, dalle canne, esce allo scoperto uno degli uccelli più rari e minacciati d'Europa. Il tarabuso è un grande airone dal piumaggio color delle canne secche. Immerge il becco in acqua quasi fosse un sensore per localizzare un pesce o un gambero grazie alle vibrazioni. È perfettamente mimetico. Ogni suo movimento è lento e studiato per consentirgli di non farsi vedere da nemici e soprattutto di catturare le prede. Ne sono rimaste poche migliaia di coppie in tutta l'Europa e ogni canneto frequentato dai tarabusi diventa a modo suo un tesoro naturalistico. Le querce sono ancora spoglie, ma le upupe sono arrivate e con esse è arrivata la primavera. Un tappeto multicolore di fiori è visitato dai primi insetti in cerca di nettare.
Sono fiori del sottobosco che sbocciano prima che gli alberi mettano le foglie per profittare della luce che per poche settimane arriva fino al terreno. I siliquastri sono in fiore. Sono alberi della famiglia delle leguminose e per qualche settimana dominano la scena. Le albanelle minori cominciano a intrecciare i loro voli sulle distese di grano che adesso è più alto. Costruiranno il nido direttamente sul terreno, fra le spighe, in questo paesaggio dai vasti orizzonti aperti che ricorda quello delle steppe. La selva di canne, come ogni anno, inizia a rinnovarsi. I vecchi steli secchi sono sostituiti da quelli nuovi, fra i quali si fanno largo gli iris gialli. Le sponde del lago sono prevalentemente sabbiose e nude e i tratti colonizzati dalle canne sono pochi e sono molto ambiti. Una coppia di cannaiole ha costruito il nido sospeso alle canne. I due genitori hanno fatto un lungo viaggio dall'Africa tropicale per venire a costruire il loro nido qui e adesso devono affrontare una fatica ancora maggiore per sfamare i propri piccoli. Sono tornati i nibi bruni. Anch'essi hanno trascorso l'inverno in Africa, a sud del Sahara, e hanno attraversato il deserto e il mare per arrivare fino a qui. Sono leggeri, con ali ampie e lunghe, e possono veleggiare senza sforzo, sfiorandosi mentre delimitano il territorio di nidificazione nei boschi che si affacciano sulla sponda del lago. I germani reali hanno formato le coppie, ma fra un corteggiamento e l'altro non rinunciano ad alimentarsi. Devono spingersi sott'acqua, ma per farlo devono fare i conti con le leggi della fisica. Sono troppo leggeri e la spinta di Archimede li spara verso la superficie. Le sponde del lago sono il rifugio dove i rospi smeraldini trascorrono l'inverno, rintanandosi in cunicoli profondi scavati dall'erosione o dagli animali. Ogni cunicolo è abitato da uno, due, tre rospi che attendono la notte per uscire e raggiungere il lago per deporre le uova. Ma oggi i rospi smeraldini non hanno aspettato la sera per uscire dai loro rifugi. In pieno giorno la luce è calata poco a poco, regalando un pallore lunare alla campagna che poco prima era inondata di sole. È l'eclissi dell'equinozio di primavera. La luna poco a poco mangia il disco che regala la vita al pianeta. Gli animali per un attimo tacciono. Percepiscono la novità. Una novità terribile. Qualche creatura si affretta a tornare nel suo rifugio, ma poi, quando l'astro torna a splendere sulla terra forgiata dai vulcani, il concerto riprende vigore.
Il sole ha sconfitto la luna, come 100.000 anni fa. L'acqua ha sconfitto il fuoco della terra. Gli animali sembrano tirare un sospiro di sollievo. La vita può continuare il suo cammino.